Un minuto con Padre Pio dei luoghi del convento di San Giovanni Rotondo con il nostro libro, il libro delle vostre testimonianze. Vedete in sovraimpressione un indirizzo di posta elettronica a cui rivolgervi per raccontare la vostra storia, come ad esempio ha fatto una nostra amica che forse ha dimenticato di inserire il suo nome, ma abbiamo il suo indirizzo di posta elettronica, un nickname, quindi non sappiamo effettivamente come si chiami, ma è una bella storia, una storia che ci riporta un po' indietro nel tempo, proprio agli anni in cui è vissuto Padre Pio da Pietrelcina in questo convento. Infatti siamo proprio nel percorso che collega la clausura con il crocifisso delle Stimmate, proprio accanto alla piccola chiesetta antica. Un giorno una cara amica prende da un cassetto della sua camera da letto una scatolina e me la consegna dicendomi: forse è meglio che lo custodisca tu. Con immenso stupore vidi che all'interno c'era un guanto di Padre Pio, e mi racconta appunto questa storia. Durante la Seconda Guerra Mondiale sua nonna paterna viveva qui a San Giovanni Rotondo, frequentava la chiesa dei Cappuccini, vedeva spesso Padre Pio, lo incontrava. Un giorno, allarmata dal non ricevere più notizie di suo figlio, che era al fronte, quindi era in Grecia, chiese se era vivo e se sarebbe tornato. Padre Pio la fissò, sospirò, le mise una mano in testa e chiudendo gli occhi poi si mise a pregare in silenzio. Stette in silenzio, però quando poi riaprì di nuovo gli occhi, con un sorriso dolcissimo la guardò e disse: torna, torna, e le diede poi anche un buffetto e la congedò e andò via. Ecco che cosa accadde. Venne dichiarata la fine della guerra, il figlio della signora Nardella, felice, corse insieme agli altri commilitoni verso la stazione più vicina per salire sul primo treno che l'avrebbe riportata in patria, in Italia. Arrivati alla stazione, tutti montarono sul convoglio con canti felici all'idea di riabbracciare presto i loro cari in Italia. Era una festa su quel treno. Ma cosa accadde? Proprio Nardella, nel momento in cui doveva salire sul treno, si bloccò. Proprio chiaramente, lei lo spiega in questa lettera, così come gli è stato raccontato, si bloccò sulla banchina, incapace di staccare un solo piede dal suolo, come se avesse le gambe nel cemento, non riuscì a muovere un passo, si agitò, gridò, ma nessuno gli prestava attenzione, presi dalla frenesia di salire proprio su quel treno che andava muovendosi e che partì allontanandosi velocemente. E il ragazzo, il povero Nardella, rimase in stazione. Quando scomparve all'orizzonte quel treno, di nuovo il silenzio, si sbloccò però, sbloccò le gambe, riprese a muoversi, era sbalordito, era frastornato per l'accaduto, venne anche apostrofato dal capo stazione che si prese appunto lo prese anche in giro perché non era salito su quel treno, era sorpreso. Bonariamente però lo esortò a sedersi ed attendere così con pazienza il treno successivo per poter raggiungere i propri una stazione centrale, quindi tornare direttamente in Italia. Dopo qualche ora però il telegrafo dall'ufficio del capostazione cominciò a trasmettere un messaggio. Allora a questo punto il capostazione, ascoltando, pallido come un cencio, uscì fuori e andò a riferire al ragazzo che era seduto che il convoglio che era appena partito era stato attaccato da uno stormo di aerei tedeschi che erano in ritirata. Nessun superstite, erano tutti morti su quel treno. Padre Pio aveva salvato quel ragazzo. A Roma divenne un bravo medico, il medico della mutua, della mia famiglia, scrive questa nostra amica, che mi curava l'asma da bambina. Giocavo con le sue figlie, soprattutto con quella della mia età, mentre la sorellina più piccola, Schiva, ci guardava rimanendo un po' in disparte. Alla morte di Padre Pio i frati fecero omaggio di questo guanto di Padre Pio alla famiglia che era tanto devota. La vita ci ha disperse, poi un po' di tempo fa, quasi 60 anni, in un bar ci siamo rincontrate, ci siamo riabbracciate con molto affetto, ci siamo raccontate le nostre vite, i nostri genitori ormai defunti, i nostri amori.
Da adulta ho legato subito con quella che era la bambina più piccola, schiva, insegnante con due lauree, docente, piena di innovazioni, iniziative, di crescita interiore per i suoi alunni. Abbiamo passato molte serate insieme parlando di spiritualità e di Padre Pio, soprattutto di sue esperienze non volute, interiori, in cui aveva sentito proprio la protezione di Padre Pio. Poi, una sera, mi ha dato in custodia il suo guanto, sentendo un forte rispetto e attaccamento a San Pio proprio da parte mia. Lei ormai è divenuta buddista e non è più credente nella fede cristiana. Questa è la sua storia, questa è la mia storia che ci lega a Padre Pio. Preghiamo per lei.